Buon pomeriggio e ben ritrovati nella cucina di Bon Appetit per la terza puntata, che tra l'altro è anche l'ultima di questo 2014. Io spero che abbiate trascorso un felice Natale. Oggi prepareremo insieme un menù di pesce, un altro menù di pesce, questa volta per la cena o il pranzo di Capodanno. Prima di cominciare però vorrei ringraziarvi perché siete stati veramente numerosissimi a seguirci anche sul web, sui social e sul blog, dove vi ricordo che durante le vacanze potete continuare a visitare e quindi anche a scrivere ai nostri chef che sono qui accanto a me. Perché siete qui vicino a Buongiorno, me? buongiorno a tutti. Siamo qua per Buongiorno. darti un giusto merito alle tue performance, A ultimamente. Certo, ti me? E sei meritata la giacca nera E siccome è dello nato una chef. stella nel mondo della gastronomia, una stella deve essere ben vestita. Questa Grazie! E la è posso indossare? subito Certo. anche. Ah, ok. Allora, prima di cominciare vado a metterla, però ovviamente prima mandiamo la sigla di Buon Appetit. Ed eccomi qui con la divisa da chef, così sono Complimenti, abbinata. complimenti. Grazie. Bene, iniziamo con la prima ricetta di questo menu, quindi con l'antipasto. Sono dei gamberoni a mazzancolla in salsa rosa calda al brandy. Perfetto, guardiamo gli ingredienti. Ingredienti per 4 persone: 16 mazzancolle, un bicchiere di brandy, 200 g di panna fresca, 50 g di salsa ketchup, 50 g di burro, sale e peperoncino quanto basta. Bene, iniziamo subito con il nostro antipasto con la cottura delle Sì. mazzancolle, una ricetta velocissima. Quindi iniziamo mettendo in padella il burro, l'olio e il peperoncino. Allora. Quindi un po' di burro. La padella già calda, Burro e olio. burro e olio, perché questi Perché due? burro e olio? Perché per attenuare un attimino l'effetto del burro, che è un grasso animale, lo ritiriamo un attimino con il burro, Prima il con l'olio, in quanto l'olio fa abbassare il punto di fumo. peperoncino. Adesso metti giù i peperoni, metti tu. Ok. Siamo Veloce, altrimenti il burro si togliamo da fuori. No, direttamente così, Ah, direttamente. rischi di bruciarti. Li Ok. appoggiamo. Quindi buttateli direttamente in padella senza paura. Ma buttiamoli con delicatezza, altrimenti li bruciate. Allora, in questo caso noi abbiamo i gamberoni, ma abbiamo detto che possono essere utilizzate anche le mazzancolle, Mazzancolle, certo. che in realtà solitamente anche qui a Sciacca non è un pesce molto sentito, molto utilizzato, magari nelle case di tutti. Ma in Poi realtà è oggi. un pesce del Mediterraneo, è Certo. un crostaceo molto simile al gambero. Ecco, noi i gamberi li abbiamo sgusciati praticamente lasciando la testa e la coda. La coda, anche una questione di coreografia, di dare più apparenza Quindi facciamo rosolare un attimino proprio da entrambi i lati e aggiungiamo una spolveratina di sale, un appena po' di appena. sale. Adesso Uniamo passeremo con a il brandy. mettere il brandy, sta facendo Olga. Alla fine di Buon Appetito non avrò più capelli. Attenzione quando fate questa operazione perché il pericolo è sempre in Posso agguato. Adesso sì. L'odore è fantastico. Un filo di crema. Andiamo a creare adesso questa salsa, perché questa ricetta è un po' una sostituzione del classico cocktail di gamberi. C'è un chi è po' freddo o caldo? esatto, un cocktail di gamberi, in questo caso di gamberoni caldo. È un'alternativa calda o tiepida anche. E abbiamo aggiunto anche un Esatto, elemento che solitamente si utilizza per le patatine o per altro, quella che è salsa appunto, rosa, quella fredda, no? che in questo caso è il ketchup. Il Dico, ma è ketchup, meglio certo. ovviamente se è un ketchup fatto in casa, se non ce l'avete ovviamente lo comprate. Quindi noi non dobbiamo aggiungere più niente, Dobbiamo possiamo aggiungere più già adesso passiamo al dressing, all'impiattamento. All'impiattamento, perfetto. In pochissimi minuti i nostri gamberoni o mazzancolle si sono cotti Cotti. praticamente, quindi ora procediamo ovviamente Una raccomandazione, non all'impiattamento. far cuocere troppo i crostacei, in generale i gamberi, i gamberoni, Esatto, i gamberetti, è perché bello quando rimangono più morbidi. cuociono più si disidratano, quindi perdono la loro umidità.
qua si asciugano più, diventano callosi, diventano gommosi, certo. Io procedo. Sì, 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 tu, secondo le tue voglie coreografiche. Dopo che a me magari si è rotto. Per evitare questo potremmo eventualmente, ma prima mettere le code, poi tutto mettiamo prima le code. A questo punto facciamo la base, no? Avremmo potuto mettere uno stuzzicadente per bloccare la testa con il resto della... Poi ovviamente impiattate come preferite, però... Mettercene un altro. Metto 4. Queste 4 è quelle teste che metti a intercalare, fra una e l'altra, fra una cosa e l'altra. Così. Veramente siamo stati 5 minuti a prepararli. Sì, sì, quindi se avete... tantissime ricette da preparare per il vostro menu, questo è sicuramente l'ideale. È un po' l'uovo di Colombo, cioè, ma che ci voleva? Esatto. Facci a pensare. Poi utilizzando magari ingredienti che nella dispensa abbiamo, quindi il ketchup, la panna, il brandy abbiamo sempre pronto. No, aspetta, facciamo diversiamo la salsa. Sì, ci mettiamo a favore della camera, che non guasta. Questi chef che ormai sono diventati anche attori e sanno come muoversi di fronte alla telecamera. Deve porsi il problema di cosa si vede dal di là, no? Esatto. Mettiamo anche dei crostini. Mettiamo dei crostini. Ok. Mettiamo così. Così? Sì, come dire. Ti ho spiegato prima. Fra uno e l'altro. Bisogna sempre seguire anche un certo ordine, quindi metterli sempre dallo stesso lato. Bellissimo. Bastano tre, altrimenti bastano tre. Troppo, e poi mettiamo un po' di erbette. Decoriamo con un po' di erbette. Il nostro giardino, che non questo mai prendere. Diciamo sempre prima si mangia con gli occhi, no? Esattamente. Perfetto, il nostro antipasto è pronto. Buon appetito. Pulite e asciugate le mazzancolle lasciando le code e le teste. In una larga padella mettete il burro e il peperoncino, aggiungete le mazzancolle rosolando da entrambi i lati. Bagnate col brandy e lasciate evaporare. Aggiungete la salsa ketchup e la panna e aggiustate a piacere di sale e peperoncino. Continuate la cottura per un paio di minuti e poi servite caldissimo. Passiamo ora al primo piatto di oggi, qual è? Sembra un piatto di pesce. Un risotto con dei crostacei, punte di asparagi e zafferano. Perfetto, guardiamo gli ingredienti. Ingredienti per 4 persone. 400 g di riso carnaroli, 300 g di crostacei misti, 16 asparagi, 1 litro e mezzo di brodo vegetale, 50 g di burro, 50 g di cipolla tritata, 1 spicchio d'aglio, 5 g di stigmi di zafferano, 50 g di parmigiano, 1 bicchiere di vino bianco. Ecco, iniziamo quindi a lavorare. Noi abbiamo già messo sul fuoco il brodo vegetale o comunque del fumetto di pesce per poi utilizzarlo nella cottura del riso. Quindi sì, ovviamente... noi abbiamo un brodo di pesce, ma a casa va benissimo il brodo vegetale, anzi forse viene addirittura più leggero. Quindi prima di procedere con la cottura del riso, noi stiamo mettendo a bagno un po' di acqua tiepida dei pistilli di zafferano, tra l'altro prodotti anche a sciacca. Sì, in modo non commerciale ancora. Quindi lo mettiamo in acqua tiepida, dimmi basta. Va bene così? Un altro pochettino. Perché comunque deve colorare. Infatti l'acqua già si è... Mamma che odore! Non avevo mai sentito l'odore dello zafferano. Sì, gli scarti, quelli che compriamo in bustina, ovviamente non ce l'hanno, se non questo, trovate pistilli, né questo odore né questo sapore. Potete mettere anche lo zafferano in bustina, in polvere, però se lo trovate è un'altra storia. Procediamo adesso con la cipolla, in questo caso della cipolletta. Sì, così evitiamo di mettere l'aglio, che è un po' più forte come sapore. Quindi... che ci servirà poi per... prova a tagliarla io, ormai con le ormai senza la stella della gastronomia, come abbiamo detto. Sto attento alle... non mi tagli, tranquillo. Non sono veloce come voi, ma ci provo. Il rosso è lo smatto, non è sangue. ma è Natale, quindi anch'io devo, ovviamente. Perfetto, questo ci servirà poi ovviamente per il fondo. Andiamo quindi sul fuoco, mettiamo la cipolletta in padella. Un po' di olio. Quindi lo faremo in padella il risotto? Sì. Ah, quindi anche in una padella così capiente. Solitamente io utilizzo Recuperiamo qualche minuto di tempo, perché visto che... Ecco. Perfetto, ci spostiamo sul fuoco.
Ecco, abbiamo messo la cipolletta nella padella, adesso buttiamo giù il riso. Sì, andiamo a saltare, il termine esatto è saltare. Ecco, in effetti scoppietta come... No, tecnicamente fa un attimino salta proprio, il riso si stacca. Quindi questa diciamo è la fase della tostatura. Sì, questa è la fase molto importante per il riso. Ecco, perché? Spiegamolo questo passaggio. Che il riso si sigilla e tiene di più la cottura e poi rilascia l'amido molto più lentamente e quindi... Ci servirà appunto per poi... I chicchi restano staccati uno dall'altro, quindi proprio sotto dipende da quello. Quindi facciamo tostare pochi minuti e poi aggiungiamo del vino. Perché si aggiunge sempre del vino, quasi sempre del vino nei tocchi? È per profumarlo e dare quel tocco di acidità che fa bene a tanti piatti. Allora, a questo punto ne mettiamo un paio di questi. Essendo grazie, un risotto ai crostacei possiamo aggiungere... Gli altri li mettiamo quasi a posto rotto e massa così... Ovviamente noi abbiamo detto crostacei, scegliete quelli che gradite di più. Noi abbiamo usato questi perché... con la ricetta del nostro amico Giovanni sono rimasti un po', quindi con un'unica spesa facciamo due piatti. Dobbiamo aggiungere il brodo. Sì, adesso cominciamo. Aggiungiamo il brodo che ci permetterà di portare a cottura il nostro. Noi in questo caso abbiamo utilizzato un dialone nano o comunque possiamo utilizzare un carnaroli. Sì. Poi ci sono anche delle qualità più pregiate, tipo l'acquarello che ho visto che viene messo in silos a riposare per 7 anni, ce ne sono tante. Solitamente però il carnaroli per esempio ha dei tempi di cottura anche molto lunghi. Ma un buon riso, almeno i suoi 18 minuti, se le tira tutti per la cottura. Però siamo a Capodanno, ci stiamo appunto avvicinando al Capodanno, quindi un risotto ci sta. Sì, noi da siciliani, nonostante siamo stati i primi produttori all'epoca dei romani del riso, perché la Sicilia era la risaia dei romani. Poi questa... Quindi non è milanese il risotto? No, assolutamente. Non è del nord? Il risotto alla milanese non dicono che sia un'arancina venuta male, quindi non sono riuscito a legare. Perfetto, noi lo lasciamo adesso... Se aggiungiamo un po' di brodo, poi ci possiamo... Durante la cottura? Dobbiamo aggiungere sale, pepe o no, perché abbiamo già... Sì, c'è il riso che è bello gustoso. Ok, il brodo. Solo possiamo mettere un pizzichino di peperoncino, così per chi piace. Sì. A noi piace perché col pesce. Ma nel frattempo il riso cuoce, esatto. Noi andiamo a preparare il resto. Mettiamo in padella, cosa stai mettendo? Un goccino d'olio. Andiamo. Per restaltare gli asparagi che poi serviranno e i crostacei rimanenti che vanno poi a completare il piatto. Esatto. Ovviamente solitamente il risotto non viene scelto durante le feste perché quando si è in tanti magari è difficile fare il risotto. Ma però... invece dovrebbe essere al contrario perché il riso si può fare la precottura. Esatto. Quindi si può cucinare 7-8 minuti e poi mettere a raffreddare e riprendere la cottura al momento giusto. Poi sono ancora 3-4 minuti dopo ed è pronto. Aggiungo un altro po' di brodo nel frattempo. Sì, quello mettete un po' a fuoco si continua la cottura fino a termine. Qua invece noi facciamo... Quindi saltiamo in padella gli asparagi insieme ai crostacei. Mettiamo il resto. Siamo sempre dappertutto. Non sono neanche tantissimi gli ingredienti, quindi ovviamente poi dipende dal numero di persone, di ospiti che avete a cena, però in questo caso sono soltanto crostacei, asparagi e noi facciamo le porzioni minime così per evitare sprechi. Però il procedimento per 1, per 10 o per 100 è quello. Poi il risotto comunque risulta sempre più leggero rispetto alla pasta, quindi forse per una cena di Capodanno o per queste feste in cui c'è sempre tantissimo da mangiare è più gradito a volte secondo me. A questo punto aggiungiamo l'acqua tiepida con lo zafferano che avevamo messo appunto a bagno e che darà questo colore meraviglioso, non so se riuscite a vederlo.
se adesso col tempo si trova anche un po' di più. Perché rilascerà tutto. E adesso basta aspettare la cottura e se siamo pronti per impiattare. Attendiamo la cottura e poi possiamo impiattare. Il risotto è arrivato a cottura, quindi ha terminato la cottura. Adesso fuori dal fuoco lo mantechiamo con burro e parmigiano. Tutto? Si mette tutto. Tutto. Mi raccomando, questo procedimento sempre fuori dal fuoco. Andiamo ad aggiungere il resto dei crostacei. Sì. Precedentemente c'è un odore di zafferano e di pesce insieme meraviglioso. Con questi io vado a decorare il piatto. In estate si sciolga il burro e no, poi mi dicevate che dovevo fare la prova dell'ombra. La prova dell'ombra. Quindi devo fare così. Perché non si alza? Fallo tu. Ecco. Okay. Queste padelle sono troppo pesanti, non sono io imbranata che non lo so fare. Ecco, diciamolo, è vero. Nonostante ti abbiamo omaggiato della giacca da poco, ancora sì, ma la padella qualche piccolo passaggio lo devi ancora fare. Del tempo, ci vuole del tempo. Quindi sono riuscita insieme a voi a fare dei piatti meravigliosi. Io non so come devo impiattare, ho detto così. Mettere ancora un pochettino. Adesso poi ti faccio la sorpresa finale. Mi fai una sorpresa? Ancora sorpresa. Oggi è una giornata piena di sorprese perché siamo dopo Natale, vicini al Capodanno e quindi ovviamente loro mi riempiono. Aggiungiamo gli asparagi che avevamo precedente scottato in padella insieme agli altri gamberi e gamberetti. Poi uno a casa può tagliarli, mettere dentro il riso. Certo, voi potete anche metterli dentro il riso, non per forza dovete lasciarli così interi. Quindi scottati. Cos'è questo? Questo è oro. Com'è oro? Oro 22 carati. Ah, e lo utilizziamo per mangiare? Sì. Da mangiare? Adesso si è persa l'abitudine a mangiarlo, ma prima i faraoni, le regine egiziane lo mangiavano tutto. Dava l'immortalità, quindi adesso ti do anche a te un attimino di immortalità. Ecco, 2015 mi regala l'immortalità. E quindi noi lo mettiamo e si scioglie? Sì, col calore anche col calore delle mani, come stai vedendo, si scioglie. No, questo è meraviglioso, per Capodanno è veramente, veramente meraviglioso. E dove lo possiamo trovare? Questo nei negozi, nelle gastronomie specializzate, oppure credo che anche gioiellerie, che dentro le foglie di oro... Ah, quindi anche in gioielleria. Andrete in gioielleria e chiedete una foglia di d'oro... 22 carati. 22 carati, mi raccomando. Perfetto, il nostro primo piatto è pronto. Buon appetito. Mettete a bagno in poca acqua tiepida gli stigmi di zafferano, tostate il riso con la cipolla e l'aglio, bagnate con il bicchiere di vino e lasciate evaporare, aggiungete poi metà dei crostacei e continuate la cottura bagnando con il brodo. A cottura quasi ultimata aggiungete lo zafferano e il resto dei crostacei, a fuoco spento poi mantecate con burro e parmigiano, decorate con gli asparagi interi precedentemente lessati. E siamo giunti al secondo piatto del nostro menù, sì. Ancora una volta un menù di pesce, quindi un secondo di pesce. Quindi un turbante di spigola, anche se io l'ho lasciata intera che era un po' così farcita, ecco, ma la possiamo anche sfilettare completamente e ho voluto lasciare testa e coda per dare un'altra forma. Ecco, quindi una spigola inturbante. Inturbante, ma in questo caso io l'ho lasciata intera, nel senso che viene sfilettata dalla lisca. È comunque intera perché la testa e la coda resta unita. Perfetto. Adesso vedremo anche come eventualmente sfilettare un pesce, in questo caso la spigola. Ok, guardiamo gli ingredienti. Ingredienti per 10 persone. 10 spigole intere senza la lisca, 150 g di uva passa, 150 g di pinoli, 200 g di caciocavallo, 20 foglie di alloro, 300 g di cipolla, zucchero quanto basta, 400 g di pancarré grattugiato, un mazzetto di prezzemolo, 700 g di limoni, 500 g di arance, 1 kg di patate, 3 spicchi d'aglio, 500 g di olio extravergine di oliva, 300 g di carote, 300 g di zucchine verdi, 2 lattughe, 10 ciliegini per la decorazione. Ecco, quindi iniziamo la preparazione della nostra spigola.
tu ci farai vedere adesso come spilettarla, perché questa è la tragedia ogni volta nelle case. Oddio, devo spilettare il pesce. O le compriamo già spilettate, chiediamo la cortesia al nostro pescevendolo di fiducia, altrimenti il sistema è semplice. Potete avere un coltellino da cucina, questo è un po' la fidanzata e fidanzato del fuoco della cuoca, perché è indispensabile in tutte le operazioni che vengono fatte per fare una patata, per pulire qualsiasi cosa, per squamare. Il discorso di squamare, abbiamo evidentemente squamato il nostro pesce. Io ho utilizzato una spigola, ma potremmo utilizzare anche un'orata, ecco. O un pesce che più ci aggrada, evidentemente. Perfetto. L'orata è più adatta, perché essendo così longilinea c'è la possibilità di essere o avvolta o fatta nella maniera in cui vedrete. Perfetto. Quindi prima abbiamo squamato, lavato, bene viscerato la nostra spigola, non stiamo a spiegarvi come lo dovete fare, che siete bravi. Poi iniziamo il coltello in questa parte e raschiamo. Facciamolo vedere bene. E raschiamo. Ancora di telecamera. Sì, raschiamo praticamente a filo di lisca tutto ciò che possiamo raschiare, lasciando il meno possibile. Poi la rigiriamo dall'altro lato e rifacciamo la stessa operazione dall'altro lato della lisca. Poi liberiamo completamente la nostra spigola orata dalla lisca. La lisca e la tiriamo via. Eccola qui. Quindi ci rimangono praticamente i due filetti attaccati alla testa e alla coda. La testa e la coda. Quindi questo è il bello di questa. Bene, io invece procedo con la farcia, perché appunto sì, avremo una farcia all'interno. Abbiamo messo del pan grattato o comunque del. No, vedo che la lezione di questa. E uva passa e pinoli, perché è un ripieno alla beccafico, così l'abbiamo chiamato. Ma perché si dice alla beccafico? La beccafico perché in tempi andati, quando c'erano i principi e i signori che governavano il popolo, poi formaggio, i padri di Caciocavallo nel nostro caso, allora la storia della beccafico, che era sarda la beccafico, normalmente, perché si vuole, il povero si vuole fare similmente una beccafico, anziché essere l'uccello beccafico che era molto ambito e pregiato sui tavoli dei principi, degli ambienti, insomma. E quindi vogliono fare questa sarda di cui il povero aveva abbondanza, con lo stesso ripieno con cui si facevano gli uccelli beccafico, sono quelli con la codina protesa verso l'alto, no? Okay. E mettiamo un po' di succo di quindi, limone. Io ti interrompo, abbiamo messo pan grattato, pinoli, uvetta, la cipolla o cipolletta già rosolata, quindi con tutto il suo, anche col suo olio, succo di limone e di arancia. Sì. È una farcia buonissima, molto saporita, piena di sapori. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo una teglia piuttosto stretta, abbiamo messo un goccio d'olio, sì. Apriamo la nostra spina, posizioniamo. E tu? Sì. Quindi devo metterlo tutto all'interno. Tutto all'interno, esatto. Aspetta che quando ci facciamo da contenitore. Verrà meravigliosa praticamente uscita dal forno. Siamo sempre lì, è sempre un fritto di spigola, però dipende come aspetto gli diamo. Evidentemente diamo anche una. Dimmi tu quanto ne devo mettere. Siamo a troppo? Sì. Quando che possa ricoprire tutta la carne del pesce e non farla. Quindi copriamo bene anche il filetto, sì, che rimane un po' ai lati, in modo che non si bruci e che venga insaporito. Esatto, principalmente insaporisca la carne che è rimasta fuori. La carne del pesce. La carne del pesce. Non potremmo dire il pesce del pesce. Va bene così? Sì, raccogliamo questo. Ok, quindi adesso noi. Un attimo. Adesso mettiamo un goccino d'olio. Dobbiamo mettere l'allora e la cipolla. Sì, l'allora e la cipolla. Ecco, un odore qui. Sì, che rilasciano ovviamente il loro odore. Il loro odore è molto di mal di stomaco. Penso che gli antichi romani ci girano le teste di alloro ai vincitori. Perfetto, quindi abbiamo messo l'olio, abbiamo messo l'alloro, la cipolla e inforniamo adesso a 170 gradi per un quarto d'ora, 20 minuti. Esatto, perfetto, andiamo in forno. Cominciamo sempre con le cotture più basse, in modo che si arrivi al nucleo più dolcemente e poi diamo. Quindi più minuti e una temperatura più bassa. Più bassa, esatto. Okay. Una cottura più lenta.
e poi finire con una temperatura molto più alta, 180-190. Mettiamo in forno la nostra spigola. Allora, mentre aspettiamo che passino questi 20 minuti che servono alla spigola appunto per cuocersi in forno, noi mettiamo in padella un po' di olio, uno spicchio d'aglio leggermente schiacciato e la lattuga per farla rosolare e farla diventare un po', cioè farla appassire e poi renderla un po' anche croccante. Un pizzico di sale, un po' di pepe, questo accompagnerà ovviamente il piatto. Un bel gomettino di brodo. Ci aiutiamo con un po' di brodo di pesce che abbiamo già utilizzato anche nelle altre preparazioni, come abbiamo visto. Quando si prepara un po' di pesce, avere già il brodo pronto è sicuramente un po' più fino. Ecco, la nostra spigola è uscita dal forno, bellissima, è veramente molto profumata. Procediamo adesso con l'impiattamento. Noi abbiamo precedentemente creato una purea di patate, come avete già visto nelle precedenti puntate, semplicemente con delle patate lessate, un po' d'olio, un po' d'olio, sale e pepe, e in questo caso un po' di succo di limone o di arancia. No, succo di limone e succo d'arancia, succo di perché richiamo così il ripieno della spigola. Perfetto, quindi procediamo con l'impiattamento. Continua. Sì, va bene così, va bene. Amo, precedentemente, se vi ricordate, abbiamo saltato in padella un po' di lattuga. Ma possiamo usare anche l'endivia, ci piace una verdura più, anche dei giri o delle biete. Va bene così? Sì, perfetto. Perfetto. A noi piace la malostrica, possiamo utilizzare anche qualcosa di... Ecco, questa nostra cartaforma, possiamo agevolmente tirare fuori la nostra spigola. Sfoggeremo. Esatto. Sul nostro letto. Abbiamo già fatto una piccola guarnizione con le arance, con delle verdurine che abbiamo scottato precedentemente, delle zucchinette. Esatto, e decoriamo con il limone che abbiamo tagliato. E terminiamo con un, che non guasta mai, con una goccia d'olio d'oliva. Ed eccolo qui il nostro secondo piatto, coloratissimo, pronto. Buon appetito! Preparate una farcia con una parte di cipolla rosolata, pancarrai grattugiato, caciocavallo, uva passa, pinoli, succo d'arancia e di limone. Sistemate la spigola in teglia con carta da forno e intercalate con foglie di cipolla e di alloro. Spolverate con dello zucchero e infornate a 170 gradi per circa 20 minuti. Pulite e saltate in padella la lattuga con l'aglio in camicia e dell'olio e lasciate croccante. Preparate una purea con le patate lesse passate al mixer, condite con succo di limone, olio, sale e pepe e fate un fondo nel piatto. Poggiatevi sopra la lattuga e la spigola, terminate con una pioggia di carote e di zucchine. Finite con un filo d'olio extravergine di oliva e guarnite a fantasia con il ciliegino. Ovviamente servite ben caldo. Ed eccoci arrivati al dolce, finalmente, che è la parte per me migliore. E oggi prepareremo invece che cosa? Una freschissima bavarese al mandarino. Perfetto, guardiamo gli ingredienti. Ingredienti per 8 persone: 250 g di succo di mandarini, 200 g di panna fresca, 50 g di zucchero, 2 tuorli d'uovo, 4 fogli di colla di pesce, un bicchierino di Grand Marnier. Ecco, abbiamo precedentemente montato gli albumi, la panna, a cui ora aggiungeremo praticamente il succo di mandarino, poi i tuorli che abbiamo appena montato, quindi procedo. Tutto lo devo mettere? Aspetta un attimino, cosa facciamo? Lo togliamo un poco che ci serve per decorare il piatto, così facciamo, recuperiamo anche del tempo. Perfetto. Quindi poi prendiamo un po' di panna, la mettiamo da parte per decorare il piatto. Se lo vogliono fare, altrimenti. Altrimenti niente. Ok. Serve ancora? Ok, aggiungo tutto il succo di mandarino. Ma qua c'è tutto quello là. Ok. Quasi tutto. E mescoliamo, cercando di non smontare la panna. È un dolce comunque molto raffinato secondo me, perché è una bavarese, diciamo un po' qualcosa anche è sulla uno bavarese. Dei dolci classici della cucina internazionale, poi ci sono varie versioni a caldo, noi stiamo facendo raffreddo che è un po' più semplice. Noi la faremo a freddo questa volta. Il risultato è sempre buono. Quindi aggiungiamo i tuorli con lo zucchero che abbiamo montato. Mettiamo pure gli albumi. Poi
sfatiamo anche un mito, cioè il fatto che il nome bavarese innanzitutto è sicuramente da riferirsi alla regione della Germania, appunto, che ha questo nome, però in realtà lì era una bevanda la bavarese in Germania, è diventato un dolce in Francia, quindi... Vedo che studi, comincia a meritarti la giacca da chef. Ho dovuto per forza. Adesso per ultimo aggiungiamo la colla di pesce che abbiamo messo noi prima a bagno e poi la scaldiamo dopo, esatto, averla accezzata, scaldata leggermente, essendo la aggiungiamo al composto. Una crema questa è quella che dà poi la consistenza. Esatto, alle... essendo una cosa fatta a freddo, messa in frigo, sarà in frigo per quanto? Credo 4 ore almeno. Ecco, quindi la colla di pesce permetterà di dare la consistenza giusta. Adesso mettiamo di stabile, noi 4 ore non ce l'abbiamo di tempo, quindi... L'abbiamo già... Io porto queste nel frigo e prendo quelle che abbiamo già... che abbiamo preparato precedentemente. Ok. Perfetto. Quindi state attenti a cercare di non smontare, perché comunque c'è la panna, gli albumi, il composto deve rimanere bello spumoso. E poi possiamo procedere. Bravissima. Sei pronta ad aprirti una pasticceria? Magari, forse è meglio di no, perché mangerei continuamente e diventerei una botta. Perfetto. Va bene quindi così. Riempiamo praticamente fino all'orlo. Sì, e poi vanno messe in frigo. Quindi, facciamo di vedere. Anche questo è un dolce velocissimo. Potete prepararlo prima, lo lasciate in frigo, l'avete pronto per i vostri ospiti. Ed è, ripeto, appunto un dolce molto raffinato che secondo me si adatta comunque alla festa di Capodanno in questo caso, no? Sì, poi specialmente con le mandarine che è il periodo della... Esatto. Perfetto. Mettiamo in frigo per 4 ore. Ecco, dopo 4 ore la nostra bavarese è pronta, ovviamente noi l'avevamo già... Non siamo stati qua ad aspettare che si raffreddasse. Noi l'avevamo già pronta perché altrimenti ovviamente dovevamo rispettare comunque i tempi anche televisivi. Mettiamo come base del piatto, vi ho fatto praticamente il succo di mandarino ristretto con un po' di zucchero. Sì, e io ho messo addirittura un pizzico di peperoncino per dare una consistenza più piccante, vedi, un po' diversa. Una cosa diversa, una cosa nuova. Ancora? Si mette e allarghi tutto col cucchiaio. Perfetto, bravissima. Perfetto. Adesso andiamo. Capovolgiamo la nostra bavarese. Eccola qua, bellissima. Decoriamo con un po' di panna, perché se vi ricordate ne abbiamo lasciata un po' da parte proprio per fare queste decorazioni con la sac à poche. Decoriamo con un po' di frutta. In questa casa noi abbiamo delle fragole e dei mandarini, con quello che trovate. Sì, meglio restare in tema però. Continuo io con tutti i... Prego! Fai le decorazioni con... Ecco. Facciamo delle... Vedi, a Natale o a Capodanno, comunque durante le feste, una si può anche permettere il lusso di perdere un po' più di tempo sulle decorazioni, quindi stare un po' più attenta ai dettagli, perché bisogna anche, come dice sempre il nostro Gianni, mangiare anche con gli occhi. Bellissimo! Ecco, noi abbiamo concluso anche questa volta con un bellissimo dessert e ci rivediamo appunto fuori in veranda con Fabio Cacace, il titolare del ristorante La Lampara. Montate la panna a cui aggiungerete i tuorli montati con lo zucchero. Amalgamate delicatamente il succo di mandarini, il liquore. Strizzate la colla di pesce, scaldatela leggermente per scioglierla e aggiungetela mescolando dal basso verso l'alto alla massa. Suddividete poi in stampini monoporzione e lasciate raffreddare in frigo per 4 ore. Ed eccoci qui nella meravigliosa veranda del ristorante La Lampara in compagnia del titolare. Ricordiamo che si trova sul lungomare Cristoforo Colombo, esattamente proprio di fronte il porto di Sciacca. Quindi quando si parla di cibo a chilometro zero siamo sicuramente, ecco, nel posto giusto in questo caso. Ecco, Fabio sì, ci... Sì, diciamo,
Il chilometro zero è la nostra prerogativa, la regola fondamentale della nostra azienda è che ci ha inculcato il nostro chef Vito Ribecca, il quale assolutamente mai scenderebbe a compromessi. Perfetto, allora ci consiglia oggi 4 vini, quindi uno per ogni piatto che abbiamo preparato. Sì, abbineremo 4 vini. Partiamo subito con il nostro antipasto, quindi i gamberoni al cognac, volendo seguire quella che ormai è una consuetudine delle puntate precedenti, anche questa volta partiamo con una bollicina, in questo caso la regina delle bollicine, ovvero lo champagne. La nostra scelta questa volta è andata su una maison molto importante, una delle prime 3 maison mondiali, Laurent Perrier, con il suo Brut, il prodotto base che comunque esprime una grande freschezza e mineralità, nonostante i suoi 40-48 mesi sui lieviti. È un prodotto che si contraddistingue per una presenza molto predominante dello Chardonnay, 50%, 40% di Pinot Noir e 10% di Pinot Meunier. Grande freschezza, dicevamo, buona acidità e un retrogusto di note floreali che persistono anche dopo aver finito di bere il nostro calice di champagne, ideale per il nostro antipasto. Ecco, ci siamo trattati bene oggi con lo champagne, ma è Capodanno, stiamo parlando del meglio di Capodanno, quindi. Procediamo quindi con il primo piatto, con il risotto. Per il primo piatto, vista la presenza proprio dei crostacei, ma soprattutto dello zafferano, la nostra scelta va su un prodotto delle cantine Planeta, il Cometa. Fiano 100% all'interno di questo prodotto, si presenta molto fresco, fruttato, nonostante la sua struttura importante. È un prodotto che ha una grande mineralità e che è diventato nel tempo punta di riferimento come diciamo uno dei vini più rappresentativi dell'Italia del Sud. Perfettamente adeguato al nostro primo piatto, come dicevamo, a base di zafferano e gamberoni. Ok, invece per il secondo piatto, quindi la spigola inturbante alla Beccafico. Per il secondo piatto, anche in questo caso, ci trattiamo benissimo, scegliendo un prodotto invidiato, che ci invidiano in tanti, un prodotto siciliano, siamo molto campanilisti. Lo Chardonnay di Planeta, vincitore 2 anni fa come miglior bianco d'Italia. Lo Chardonnay di Planeta è un prodotto che trova in un aggettivo il suo punto di riferimento, che è elegante. Dell'eleganza fa proprio la sua prerogativa. Oltre che questo possiamo dire che è un prodotto mutevole, infatti tutti i suoi aspetti, i suoi aromi, la sua mineralità mutano man mano che il vino proprio si riscalda mentre è contenuto nel calice nelle nostre mani. È un prodotto che ha una grande carica glicerica e che ti sorprende nel finale con una sferzata di acidità che poi man mano progredisce facendo della sapidità assoluta protagonista, perfetta da sposarsi con la nostra spigola. Invece per la nostra bavarese al mandarino? Per la bavarese al mandarino questa volta abbiamo scelto un moscato d'Alessandria, l'ocra delle cantine Fidiato, prodotto che fa parte dei vini dolci naturali, quindi non vi è aggiunta di alcol e questo consente al prodotto stesso di avere una bassa gradazione alcolica, lo rende più beverino e conferisce al prodotto stesso una caratteristica di morbidezza, una buona acidità e mineralità, ma soprattutto non lo rende stucchevole. Quindi non troppo dolce, perfetto per la nostra bavarese. Grazie mille Fabio. Grazie a voi. E siamo giunti purtroppo alla conclusione anche di questa puntata, però noi ci rivedremo a gennaio con nuove puntate, nuovo format, nuovi ospiti e nuove ricette. Quindi rimanete aggiornati, seguiteci sul web attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso la quale potrete anche rivedere tutte le nostre puntate. Venite a trovarci sul nostro blog per suggerimenti, chiarimenti e chiarimenti. E continuate a scriverci per avere le informazioni per le vostre ricette. Ecco, noi vi auguriamo un felice 2015 e ovviamente buon appetito!